equilibrio tra innovazione e tradizione, l'armonia con l'ambiente e il riconoscimento del valore umano. Queste sono le qualità che caratterizzano Fratelli Piacenza, lanificio antichissimo che commercia lana dal 1623 ed eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. Con oltre 400 anni di storia, Fratelli Piacenza vanta una produzione di tessuti pregiati a partire da materie nobili come lana, alpaca, vicugna, cashmere, cammello e angora. La qualità viene prima di tutto ed insieme a tradizione ed innovazione, capitale umano, famiglia e ambiente, è uno dei valori fondanti l'azienda che attualmente è guidata dalla 13ª e 14ª generazione. E proprio di ambiente e sostenibilità ci parla Davide Vezzu, direttore dello stabilimento di Fratelli Piacenza. La Fratelli Piacenza nasce nel 1733 e ormai è alla 14ª generazione. Piace dire che all'interno della famiglia, nel DNA della famiglia, c'è la sostenibilità. Questo può essere comprovato dal Parco della Burcina, che è stato voluto da Felice Piacenza nel 1850 circa, proprio per ridare alla comunità un luogo sociale di interesse e di cultura. Da qui, fortunatamente, quest'anno siamo riusciti con tanti sforzi ad ottenere il primo report di sostenibilità. Il primo report di sostenibilità è fondato principalmente su 5 punti, i 5 pilastri, e sono le 5 P. Persone, pianeta, prodotti, processi e partnership. All'interno di questi punti ci sono dei sottopunti che sviluppano tutta una serie di attività. Queste attività sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. Uno di questi obiettivi è, entro il 2025, di essere completamente autonomi dal punto di vista energetico da fonti rinnovabili. Qui l'investimento principe è l'impianto di cogenerazione, quindi Piacenza ha deciso di sostituire un impianto vecchio di cogenerazione con uno di nuova tecnologia ad alto rendimento. Questo impianto di cogenerazione, che si alimenta a gas naturale, è stato sviluppato per una potenza elettrica di 900 kW, una potenza vapore di circa 350 kW e una potenza di produzione di acqua calda di circa 650 kW. Tutto il sistema viene utilizzato praticamente al 100%. Dal punto di vista dell'energia elettrica, noi riusciamo a produrre circa 3 milioni di kW anno, che rappresentano i 2/3 del nostro fabbisogno totale. Mentre per quanto riguarda la produzione di vapore e di acqua, andiamo ad alimentare quello che è il ciclo tecnologico della nostra produzione. E nella fattispecie parliamo di due reparti molto importanti, che sono la tintoria e il finissaggio, denominati reparti ad umido, perché lavorano con molta acqua, con acqua ad alta temperatura, quindi ovviamente è necessario avere tutta l'acqua possibile e il vapore di conseguenza. Il rendimento di questi impianti, grazie a un sistema di gestione informatico, è arrivato circa all'85%. Questo risultato ci ha permesso di ottenere i certificati bianchi e da qui entrano in gioco i benefici, perché certificati bianchi vuol dire ridurre notevolmente l'impatto dell'investimento. Oltre ai benefici economici, esiste un beneficio etico-ambientale molto importante, soprattutto per chi fa questo tipo di lavoro e per la famiglia Piacenza, proprio a garanzia delle generazioni future, perché siamo così sicuri di poter dare a chi verrà dopo di noi comunque un mondo il più green possibile.